ci concentriamo su un progetto che in realtà abbiamo già visto tempo fa, ma lo vediamo applicato in una maniera completamente diversa, perché qua ci va un attimino di attenzione, perché iniziamo a piazzare la TNT, qua rischio esplosione, attenzione. Se nel Nether spawnavano un botto di mob, nell'Overworld, ragazzi, al buio ne spawneranno il triplo. Bel tunnellone, come potete vedere. Vi faccio vedere quello che è il risultato. Allora, questa è la shulker con i vari materiali. Hey, bentornati su Minecraft e bentornati su Mondo di Cubi. Ma quello è il mio ponte che va a fuoco. Andiamo subito a spegnere i bollenti spiriti di questa cosa. C'è la lava. Porcaccia la miseria. Nello scorso episodio abbiamo costruito una farm di lava, che è questa. Non mi è capitato per tutto il video di andare a fuoco. Combinazione mi è successo adesso. Un vero peccato. Come vedete, la farm non è ancora finita perché devo piazzare della lava, appunto. Però il placement della lava sarà una cosa che farò con calma. Vediamo un po' se ha prodotto. Grande, sta producendo veramente al top. Vedete, pian pianino vado qua, rompo il blocchetto di cobblestone e piazzo quello di lava. Oggi, ragazzi, cosa facciamo? Oggi andiamo a ovviare a un piccolo problemino che ormai persiste già da parecchio tempo. Questa qua è un'ascia incantata, un rimasuglio della farm di Raid, perché off camera vi metterò anche una clip. Sono stato lì per, insomma, ripristinare un po' tutti i tool e le varie cose. Oggi, appunto, ci concentriamo, diciamo così, su un progetto che in realtà abbiamo già visto tempo fa, ma lo vediamo applicato in una maniera completamente diversa. Perché? Perché, appunto, devo risolvere un gravissimo problema, una gravissima mancanza di materiali che sto vivendo in questo momento all'interno della serie. Materiali di tutti i tipi, da quelli più rari a quelli meno rari, quindi da alcune risorse preziose fino ad arrivare alla più comune deep slate, che sembra veramente assurdo. Sì, tra l'altro qua ho messo le varie asce della farm di Raid, già che sono tornato a casa le ho posate lì, e qua ho messo un po' di balestre, un po' di stendardi, un po' di porcherie, così, giusto per alimentare sta fornace. Tra l'altro facciamo un bel affare, guardate, azioniamo tutto così, opla, parte tutto a manetta e facciamo partire un po' ste fornaci, ok, che dovrebbero avere ancora forse qualcosina da cuocere, I don't know. Guardate con che potenza ciuccia via tutto, grandissimo. Ed eccoci qua, siamo dalla nostra farm di Netherite, ve la ricordate? Dai, su, non vi ricordate la farm di Netherite? Se non ve la ricordate, vi siete persi una farm davvero molto molto interessante. Cosa voglio fare? Voglio, indovinate un po', farmare della Netherite, perché mi servirà per creare, indovinate un po', un'altra farm di Netherite, con l'unica differenza che a sto giro la farm di Netherite la voglio fare into the overworld. Perché? Perché fare una farm di Netherite nell'overworld, Ferre? Beh, in realtà è molto semplice la ragione. La farm di Netherite funziona anche nell'overworld. Questa sorta di cosa funziona anche nell'overworld. Se vi siete persi il video, ovviamente vi lascerò adesso in sovraimpressione il video in cui ho parlato di questa cosa. Andatevelo a recuperare perché è tanta roba, veramente un gran videone. Però ovviamente nell'overworld non permette di farmare la Netherite. E voi direte, allora che cavolo di farm di Netherite è? È una farm di materiali, cioè si usa per rompere le varie cose, ok, per cercare il diamante, insomma, e compagnia bella. Allora io là già ho visto del quarzo che voglio andare a prendere. È arrivato al punto, l'ultima volta che ho usato sta farm, che non raccoglievo neanche più il quarzo, forza che ero preso male. Ma in effetti, cioè, ero preso male, ero alla ricerca di netherite in maniera veramente folle. Però in effetti, ora che ci ragiono, bisogna andare spediti, quindi vai, forza, trivella tutto, distruggi tutto. Oh, aspetta, là ho dimenticato un pezzettino di quarzo. Ok. Insomma, ci vediamo tra un po', appena magari trovo un po' di netherite. Niente, ne farmiamo un po' e poi valuterò un attimino cosa fare. Diciamo che le opzioni sono: uno, smontare questa macchina e ricrearla nell'overworld. Due, non smontare la macchina e ricrearla semplicemente, cosa che sinceramente penso che farò, perché da una parte non ho voglia di smontare, preferisco decisamente montare direttamente subito. Dall'altra, comunque, qua c'è ancora una buona zona da poter farmare. Diciamo che non siamo neanche così troppo lontani. In realtà non si vede, ma non siamo poi così tanto lontani dal nostro spawn. Ve lo posso dire, è sempre un piacere usarla questa machine, cioè è veramente soddisfacente. So che vi sembrerà una figata perché non l'ho mai vista, e ve lo confermo, lo è. Ok, signori, rieccoci. Ho trovato un solo pezzettino di detrito antico, che è questo qua che potete vedere anche voi, vi lascerò la clip. Ma qua c'è un muro di lava veramente troppo impegnativo, quindi è arrivato il momento di smantellare. È l'unica cosa che posso fare, ragazzi, purtroppo. Come sempre il consiglio è di rompere prima di tutto la TNT, perché è di sicuro la cosa più pericolosa in assoluto. Poi magari il corallo, che è la cosa
magari un pochettino più preziosa. Per il resto non c'è un vero e proprio ordine, quindi smantello tutto, ragazzi, tanto l'avrei dovuta spostare comunque, insomma. Ci aggiorniamo tra poco, direttamente direi into the overworld. Ok, rieccoci, siamo ad altezza meno 44, che sappiamo essere la migliore per trovare diamanti, ma è la migliore anche per utilizzare il macchinario della Netherrack, buonanotte, della Netherite, nell'overworld. Secondo me no, secondo me il punto migliore, almeno quello da cui mi sentirei di provare, è altezza bedrock, perché è vero che magari trovo meno minerali, ma da una parte sappiamo che la bedrock aiuta a tenere tutto il pavimento molto più piatto, dall'altra voglio comunque io farmare principalmente deep slate, ok. Poi un'altra ragione è che se nel Nether spawnavano un botto di mob, nell'overworld, ragazzi, al buio ne spawneranno il triplo. Posso consigliarvi come sempre di tenere la modalità non pacifica, perché nel mio caso andrebbe a rompere alcune farm tipo quella di ferro, però quantomeno la modalità facile la terrei, giusto per ridurre un pochettino lo spawn e riuscire a farvi vedere tutto un pochettino meglio senza dovermi fermare 100.000 volte. Al di là di questo, tra l'altro ci sono persone che quando metto in facile dicono: oh, guarda questo che mette facile, ah è facile, è in facile. Sì, ma io faccio il video per farvi vedere, non per tryhardare. Se voglio tryhardare riesco a stare anche in difficile, c'ho un cacchio di totem dell'immortalità, non muoio nell'overworld, si spera, caspita. Comunque, mentre preparo lo spiazzo qua per il macchinario, la ragione principale per cui io voglio costruire qui è che secondo me è l'ideale per il discorso caverne, perché più si sale più si trova una caverna. Invece proprio ad altezza bedrock sì, puoi trovare comunque delle caverne, ma è già un po' più difficile, ecco, questo è il mio ragionamento. Tra l'altro io non ho assolutamente idea di quanto effettivamente debba essere largo, sto scavando totalmente a caso, ma comunque faccio il mio spiazzo. Vi faccio rivedere a grandi linee come funziona, ma se volete vedere il tutorial completo vi invito ad andare a vedere quello della Netherite, ragazzi, che secondo me è il migliore. Giusto per dare a Cesare quel che è di Cesare, piccola parentesi, ricordo nuovamente da chi ho visto per la prima volta questo circuito che si chiama Na Miniature e basta. Poi se l'ha fatto qualcun altro mi dispiace, non l'ho copiato da nessun altro, l'ho visto a questa persona ed è, tra l'altro lo provo ad applicare nell'overworld. Ok signori, rieccoci. Allora, facendo la stanza, guarda, guarda un po' che sfortuna, ho trovato diamante e redstone. Che fai a sto punto? Li raccogli? Ormai ce l'hai qui. Sei praticamente costretto. E tra l'altro facciamo un attimino così. Ok, tac. Qua sopra invece solo un pezzettino. No, ecco. Ah, mi pareva strano, un pezzettino era un po' poco, eh. Vabbè, ma allora qua. Ok, là c'è pure del ferro che andiamo a rompere. Rompiamo pure tutto quanto attorno qua, perché sai, il diamante si può propagare in maniere infime, ok? Qua, indovina un po', c'è altro diamante. Ragazzi, è una vita dura quella del miner. Ok, vediamo se per caso me ne escono ancora un paio di pezzettini. Niente, 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 niente. Ok, guarda, sono contento così, Ah, non sia mai che mi lamento, eh. Sicuramente shulker faranno la grossa differenza rispetto all'ultima volta che abbiamo realizzato un circuito di questo tipo. Infatti qua sto già tenendo con me un po' di shulkerine, perché questa la tengo per la deep. Io vi ricordo che a prescindere io faccio questo discorso per la deep slate, soprattutto perché me ne serve davvero tanta. Per ora questa la posso anche riporre. Allora iniziamo, piazziamoci qua la nostra carissima Giovannina. Ok, facciamo così. Partiamo staccati magari di un blocco, ok, sia da una parte che dall'altra. Blocchettino sotto e facciamo così, ok, molto molto easy. Poi andiamo avanti di uno. Allora poi un'altra slab, un muretto, il primo osservatore rivolto in questa maniera, la gorgonia, eccola qui, sopra un bel blocco di slime, poi una bella slab a tornare indietro. Qua ci va un attimino di attenzione perché iniziamo a piazzare la TNT, qua rischio esplosione, attenzione. Un blocchettino dietro in questa maniera, ci piazziamo anche un blocco qua temporaneo, ovviamente, qua magari un altro blocchettino, ok, qua facciamo magari una robetta del genere e facciamo due rotaie in questa maniera qua. Un minecart in questa maniera qua. Un pistone in questa maniera qui. Il top sarebbe riuscire a farsi una levetta, ma porca miseria. Ah no, ok, ci abbiamo giusto. Perfetto, facciamo così.
facciamo così. Piazziamo questo qua, facciamo tac. Ok, non esplode niente, si spera. Qua rompiamo direttamente, qua facciamo così, qua facciamo così. E ok, non è esploso niente, molto bene. Ci stacchiamo adesso di un blocco, quindi qua non piazziamo niente. Facciamo così, ok. Tra l'altro recuperiamo la rotaia che ci serve poi dopo. E poi prendiamo un pistone appiccicoso e lo mettiamo così, che dà un bel bacino a quello normale. Poi ci va un blocchettino di glowstone. Attenzione, prima la glowstone, è molto importante questa cosa. Blocchettino qua di, non so, l'osservatore. Controllate che la freccia sia rivolta verso i pistoni che stanno moreggiando. E poi pigliamo la nostra carissima detriti antichi, netherite, ecco, mi viene in mente. Facciamo tre blocchettini. Ok, ho scavato una striscia in più, ma va bene. Ok, questo è il risultato indicativamente. Poi prendo un paio di blocchi provvisori e faccio 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Oh mio Dio, la perfezione, ragazzi. 1, 2, 3. Perfetto. Questo è il risultato. Il problema è che adesso qua dietro mi servono un po' di blocchi di spazio che puntualmente non ho. Sento della lava, sta a vedere che adesso mi cade la lava sulla TNT e saltiamo in aria tutti. Allora, ripartiamo da qua con un osservatore. Qua, idem qua. Là posso piazzare una torcia. Un pistone normale qui e uno qui. L'ideale sarebbe rompersi ancora... aiuto, mi sono un attimo preso male. Rompersi ancora questa faccenda qua. Vabbè, che culo. Ragazzi, vi prego, non odiatemi. Trovo il diamante anche quando vado in bagno, ve lo giuro. Colleghiamo tutta questa faccenda qua in questa maniera. Questi credo di poterli togliere. Poi prendo uno dei blocchi centrali, tipo questo qua. Ok, che non c'è un vero e proprio centro, come potete vedere, perché è pari. E dopo due blocchi provvisori metto qua una... ok, non so come... il note block, ecco. Poi facciamo così, porca miseria, ok, così, poi facciamo osservatore, lo andiamo a piazzare, no, così, fermiamo con l'osservatore, ok, pistone normale qua, osservatore qui, cubo a caso, pistone appiccicoso così rivolto, sopra pistone un blocchettino di miele e... qua sotto un osservatore messo in questa maniera, ok, che guardi verso l'alto. E per ultimo qua così un pistone appiccicoso. E poi da quest'altro lato qua, per rendere le cose un po' più simmetriche, possiamo fare così e così. Perfetto, a regola. Probabilmente esploderà tutto, ma se faccio così, eccala. Aiuto, 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 aiuto. Porca miseria, porca miseria, qualcosa è andato storto. Così a occhio e croce. Vai a capire cosa? Non lo so. La cosa migliore da fare è con tanta pazienza rimettersi lì e ricreare tutto quanto. Ok, secondo tentativo. Perché ho paura che esploda di nuovo tutto? Allora, se ho capito bene, prima ho dimenticato qua la slab, però... ok, 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 no, funziona... ok. Bene, la differenza, quindi, rispetto a quello della, del Nether, qual è? Che io qua ogni volta vado avanti a, insomma, raccogliere i vari blocchi, perché, insomma, mi servono un po' tutti. Ok, quindi adesso con molta, molta calma faccio questo movimento. Ripeto, io sto facendo questa cosa anche per farmare. Anche per farmare. E quindi faccio questo movimento qui. Ok, in teoria dovrei farmare un po' di blocchi. Oh, ok, trovato. Ci è voluto molto, come potete vedere. Ho trovato della redstone. Andiamo a prenderci la redstone. Ovvio che adesso devo un attimino riporre tutti i miei averi. Quindi dai, vi velocizzo un pochettino magari questa parte e ci vediamo tra poco. Godetevi un po' di mining così. Io alla corrida almeno ce lo farei andare. Almeno livello corrida c'è. Ma devi ancora sentire il pezzo forte. Ah, il bello deve ancora arrivare. Ah, mi sembrava troppo bello. Sì, okay. Ma ce la fai? No. Oh madonna, no, è vero, avevo sentito. Sì, sì, sapevo che c'era. E comunque sta workando, materiali ne stiamo facendo. Ma sei sto tipo qua? Tanta roba sto tipo di mining, mi piace. Cioè, sto trovando veramente un quintale di materiali. Paradossalmente non mi serve neanche così tanto il diamante.
Cioè, mi serve di più la redstone e sta roba. Chat, se volete, sono tutto vostro adesso. Se avete fatto delle domande prima che mi sono perso. Ma quanta roba sta trovando? C'è un canale che l'ha spiegato molto bene con un video che si chiama iBob. Io lo seguo, lo stimo tantissimo. Secondo me è veramente uno dei più competenti. E se andate a cercare il suo canale, vedrete che vi dà un sacco di informazioni in questo ambito. È più una passione che un lavoro? Cioè, devo decidere se per me è più una passione o più un lavoro. Forse questa è la domanda. Ma tanto, se io dicessi che è più una passione, mi crede qualcuno? Vabbè, allora io vi rispondo di sì. Penso che ti risponderà così chiunque fa, tra virgolette, il lavoro che vuole fare nella vita, no? Ma viva i soldi. Ho appena fatto un discorso dove ho detto che fondamentalmente non si guadagna una minchia in sto periodo. E anche viene anche da sé il fatto che... Dico, viene da sé il discorso... Riprovo a dirlo ancora una volta. Che viene da sé il discorso che uno lo fa più per passione che per altro. Maggior ragione se ci guadagna meno, no? Poi è ovvio che se uno, quando fa un lavoro, può anche guadagnare dei soldi facendo quello che gli piace. Guadagni tanto? Allora, ovviamente io, come tutti i contratti, non posso dire quanto guadagno. Ma quanto è tanto per te? Perché se per te tanto è 100 euro, se per te tanto è 1000 euro, per te tanto è 10.000 euro, quanto è tanto per te? Ovviamente anche se mi dici quanto è tanto per te, non te lo dico, ma vorrei solo capire questa cosa. Novembre, dicembre, sempre di brutto proprio per tutti, perché i brand pagano molto di più. Ah sì? Una random tipo lì che si sfrega le mani. Sì, i brand pagano molto di più le pubblicità, perché a dicembre c'è Natale, è un mese che è sempre, cioè anche la televisione guadagna di più a dicembre, perché ci sono tutte le pubblicità dei più buoni. Sì, beh, ma ragazzi, ma anche probabilmente molti dei vostri genitori guadagneranno la tredicesima, banalmente. Oh, ma sta ghiaia ha anche rotto tre quarti di minchia, mi ha già fatto esplodere il macchinario. Lasciamelo dire, per favore, tre quarti in live. Io infatti non è che se mi chiedono qualcosa che non posso dire, lo dico lo stesso. Anche prima di fare sto lavoro, in generale, a me non me ne è mai fregato un belino di quanto guadagnano gli altri. Però, boh, mi incuriosisce, ecco, diciamo così, perché... Boh, a me non me ne... Ma magari sono io, non me ne è mai fregato granché di cosa guadagnano gli altri. Cioè, anche per dire i fantomatici politici. Poi è ovvio che quando ci sono le notizie tipo quella che ho citato prima, sono usciti fuori i guadagni degli streamer. Sì, li ho guardati anch'io, insomma, se ne parlava e li ho guardati. Non ho problemi neanche ad ammettere. Fabbrica dipendeva molto, l'ho detto anche ieri questo. Comunque, giusto per capire che la domanda è stata... cioè, la mia cosa è stata recepita molto bene. Chi se ne frega di quanto guadagna la gente? Quanto guadagnavi in fabbrica? In fabbrica guadagnavo uno stipendio medio, ok? Lo stipendio medio di un operaio, ragazzi, vabbè, posso anche dirlo. Lo stipendio medio di un operaio è 1.000-1.200 euro, 1.400. Però anche lì dipendeva dai bonus che avevi, dagli straordinari, dipendeva da... Tipo il primo anno guadagnavo di più, perché lavoravo, come ho detto ieri, in un reparto dove si lavorava di notte. E quindi niente, si va sul... sulla prestazione notturna. Ok, mi dissocio, capite quello che sto cercando di dire, per favore. Si va sulla prestazione notturna e quella è più pagata. Ok, la mia reaction al primissimo video su YouTube... No, non l'ho fatta, forse. Oddio, non lo so. Ah beh, no, ho fatto tante reaction. Sì, probabilmente era qualcos'altro. Porca zozza, guarda lì quanta lava. Mai avuto la paghetta dei miei genitori. Qua, ragazzi, faccio un casino con quella lava, già me lo sento. I miei nonni probabilmente guadagnavano molto meno di quanto guadagnavo io in fabbrica. Mio nonno era di fatto un contadino. Tutti i nonni del mondo erano contadini. Piano piano riuscirò a far andare sto macchinario avanti, Tutti gli influencer nascondono nulla. Cosa c'è di male? Ognuno può crescere dove vuole. Chi lo vuole fare su TikTok, è giusto che lo faccia su TikTok. Questa parte qua dove sto trasformando la lava così, la terrò penso anche nel video, perché è interessante da far vedere come si può trasformare. Io su TikTok mi reputo un... Io ho iniziato con TikTok, insomma, abbastanza presto, direi. Prestissimo, anzi. Mi sono un pochettino, diciamo, bruciato la possibilità di diventare, io lo dico, un TikToker, ragazzi. Perché comunque, cioè, posso sempre diventare un TikToker, assolutamente, non lo metto in dubbio. Però diciamo che se io avessi continuato a fare TikTok quando avevo cominciato, oggi potrei essere veramente molto più in alto. Ci sono tanti treni
chiamiamoli così, che passano nella vita. E quello lì, il TikTok per me è un po' un rimpianto, sinceramente. Io credo che TikTok avrei dovuto sfruttarlo di più di quanto l'ho sfruttato. Sì, sto cercando di chiudere questo schifo di pozzo di lava. Supercell, si chiama Supercell perché è di fatto una supercella di sviluppatori, che effettivamente questo è sia un pro, perché effettivamente i giochi che hanno cacciato fuori li hanno cacciati fuori veramente in pochi. Però da un lato ok, così, dall'altro lato ti dico che non ha neanche troppo senso magari andare a togliere adesso quello che è stato un pochettino il loro marchio di fabbrica, diciamo così. Cioè, comunque di fatto, se te hai avuto i risultati che hai avuto, e per questa particolarità qui adesso fare un retrofront ci sta fino a un certo punto. Però il video di Dragon è interessante. Ma tantissimi lo dicono, però posso dire una cosa. In tanti lo dicono perché è un po' una meme di Graxone. Con tutto rispetto, non è che dico che chi lo dice è un pecorone, però, anzi, ci mancherebbe altro, GG a Graxone al massimo. Però è la verità, cioè, è lui che se n'è uscito da quello che ho capito con sta cosa. Io l'ho sentita solo da lui, cioè... Sinceramente, per il resto non credo che Idei sia lì sull'orlo di riesplodere. Oh mio Dio, tutti presi bene. Cioè, guardo anche i numeri e non mi sembra. Sì, per carità, ha avuto un'impennata negli store, ma l'impennata negli store può arrivare per tante cose. Cioè, io di recente ho seguito un social network che non voglio neanche menzionare, che stava scalando gli store. Io volevo mettermi a produrre contenuti su questo social network, ma porca di quella porca, è quello che è appena successo. Sì, beh, però comunque sia, non è che voglio dire, Graxone giustamente ha fatto quello che è il nostro lavoro, ha fatto un video, niente di meno. Era una meme, esatto, era semplicemente una meme, e secondo me lo è ancora. Ma io l'avevo portato per un po', eh. Ok, signori, stiamo procedendo speditissimi. Abbiamo avuto un po' un rallentamento qua con un lago di lava, è stato l'unico che ho trovato in tutta questa strada qua. Insomma, abbiamo fatto un bel tunnellone, come potete vedere. Vi faccio vedere quello che è il risultato. Allora, questa è la shulker con i vari materiali. Qualcosina abbiamo raccolto anche nel nether, come potete vedere nelle prime quattro caselle. Uno stack passa di ossidiana, mezzo stack di diamante, mezzo stack di oro. Vabbè, qualche materiale rotto dal TNT, purtroppo qualche diamante va sprecato, e pazienza. Altra cosa molto interessante per la quale ho creato tutta sta faccenda sono sicuramente i blocchi. Allora, una shulker piena di deep slate, molto buona questa. Un'altra shulker non piena ma più di metà di deep slate, e poi una con un po' di tufo. L'ho messo semplicemente lì per ora. Il mio consiglio alla fine resta lo stesso come per il medesimo macchinario quando eravamo nel nether, cioè andate avanti con pazienza. Quando trovate qualcosa che vi rompe le scatole, procura, ecco, guarda, tipo là, vedete, non ho avuto molta pazienza. Ah, però sono stato ricompensato, vedete. Però qua questa redstone la raccolgo così, me l'ha rotta la TNT, è un po' uno spreco, ma ripeto, ok, qua rompo, vediamo un pochettino quanto altro diamante riesco a tirar fuori. Che sculatina, ragazzi, che sculatina. Ovviamente il mio consiglio è quello, quando c'è proprio il diamante così, di rompere qualche blocchetto a mano. Però insomma, direi che qui, raga, cacciamo fuori parecchie risorsine. Oh yes. E direi che insomma possiamo reputarci più che soddisfatti. Ovviamente io andrò ancora avanti perché mia intenzione è recuperare molta deep. Mi serve veramente tanta deep per la casa, e soprattutto per i prossimi step sarà veramente, insomma, complicata la cosa. Controllate, mi raccomando, sempre il blocco davanti alla netherite libero, e soprattutto quando c'è la lava si forma, ovviamente, magari se usate l'acqua come ho fatto io, magari si forma dell'ossidiana. L'ossidiana non può essere spostata dai vari blocchi appiccicosi e causa un sacco di problemi. Ecco, tipo, vedete, una situazione così non va bene, va fissata prontamente, semplicemente così, ok? Anche i blocchi attorno, magari qui o magari qui rispetto alla nederite, non so perché oggi non riesco a chiamarla nederite, insomma sono parecchio pericolosi. Ok, nel frattempo io piazzo sempre le mie torcine. Tu guardala, altra redstone, giusto? Oh yes, eccola, perfetto. La raccolgo molto molto fast. E dovessi tornare all'inizio dell'episodio, quando mi sono posto la domanda, è questa l'altezza giusta? Io vi dico di sì. Tutto sommato, vedete, non stare attenti, ho messo i blocchi perché? Perché, ragazzi, c'è il rischio, quando la TNT non riesce ad arrivare in fondo, come in questo caso, che mi vada, oltre a rompere questi blocchi qua, che per carità questi li ripiazzo in un secondo fondamentalmente, così, e
con molta molta semplicità, ripiazzo tutto. Però il problema cos'è? È che si rischia poi che mi vada l'esplosione della TNT che rimane troppo indietro ad attivare questa e mi fa scoppiare tutto, e spesso quando questa scoppia sposta questo minecart, e quindi da rifare anche l'altra parte. Insomma, non provatelo, fidatevi di me, ok? Vediamo se l'ho fissato tra parentesi correttamente. Yes, sembrerebbe di sì. E boh, insomma ragazzi, direi che davvero possiamo reputarci soddisfatti. Andrò ancora un po' avanti, ma farò semplicemente altri materiali. Ci aggiorniamo, alla prossima. Ciao belli!